In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte». C'è Calvario, check che è in corso. La va a rivedere. Partiamo con una metafora calcistica. Penso che tutti quanti ormai sappiate cos'è il VAR, acronimo dell'inglese Video Assistant Referee, che significa arbitro di videoassistenza. Ecco, un arbitro aggiunto dotato di ogni tecnologia per misurare, controllare, sentenziare ciò che succede in campo. Quando l'arbitro normale dal campo sbaglia nel giudicare, ecco interviene l'arbitro artificiale a decretare ciò che è oggettivamente giusto. Bene, potremmo dire: ok, adesso le cose funzionano bene, ma c'è un però. Questa serie di interventi a posteriori stanno uccidendo la spontaneità delle emozioni dei tifosi. Non solo non potremo più ammirare un gol come quello di Maradona, ribattezzato Mano de Dios, nei mondiali del 1986 in Argentina e Inghilterra, ma neppure potremo più goderci un sospirato gol in diretta, perché dovremo sempre aspettare cosa sentenzia il VAR. Sensori, telecamere, angolazioni laser, tutto sotto controllo. Ma la genuinità delle emozioni in diretta e gli errori umani, da che mondo è mondo, fanno parte del gioco del calcio. Come sbaglia un calciatore, così può sbagliare l'arbitro. Se vogliamo far quadrare tutto, non perderemo forse la magia del gioco, dato che, così si diceva una volta, la palla è rotonda? Ebbene, proviamo adesso ad addentrarci nel Vangelo stuzzicati da questa breve riflessione calcistica. I farisei e gli scribi sono i supercontrollori della morale e della religione in Israele. Sono come gli arbitri nel campo. Ora, per avere una migliore osservazione, hanno dettagliato la legge di Dio con una serie sterminata di prescrizioni. Esempio: il sabato è giorno di riposo, Dio si è riposato e la legge, giustamente, comanda il riposo agli ebrei. Ma per meglio chiarire come riposare, sono stati creati migliaia di obblighi da osservare. Ad esempio, non si può disegnare, non si può lisciare, non si può tagliare, non si può scrivere, non si può cancellare, non si può costruire, demolire, spegnere un fuoco, setacciare. Ma anche queste azioni vengono ulteriormente dettagliate. Allora, il setacciare non si riferisce alla separazione del grano dalla gramigna, ma anche il filtrare dell'acqua per renderla potabile o anche pulire un pesce dalle spine.
Insomma, il riposo del sabato diventa una gabbia insopportabile di decreti e divieti, al punto che queste tradizioni di uomini uccidono la legge stessa di Dio. E Gesù non ci sta. Reclama l'umanizzazione dei comandamenti di Dio. Ma va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare Maradona, ed è gol, gol di Diego Armando Maradona che ha anticipato l'uscita di Shilton. Lo merita Maradona, quinto minuto del secondo tempo, protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano, ora rivediamo, può darsi anche che ci sia il fallo di mano. Ecco l'azione, ecco Valdano che sembra aver sciupato da tutto e va con il pugno ad appoggiare la testa, eccolo.